Era domenica 3 aprile 2011, il giorno dell'esordio di Bruno al Palapanini. Si giocava l'ultima giornata di regular season e la Pallavolo Modena, targata Casa Modena, ospitava l'Acqua Paradiso Monza, ovvero la Pallavolo Gabeca, presieduta da Giulia Gabana, che oggi di Bruno è la presidente in giallo-blu. Modena perse quella partita, il quarto posto in classifica, proprio a vantaggio di Monza, avversaria nelle due settimane successive nella serie dei quarti di finale playoff, vinta dai giallo-blu a gara 5. A gara 5 arrivò anche la mitica semifinale persa con Trento, ma bastarono quei 40 giorni per far entrare nel cuore di Brunigno Modena per sempre. Non lo so quando torno, però voglio tornare perché dopo le partite lì le lacrime erano per lasciare questa città e questa squadra che in 40 giorni mi hanno dato un'emozione così. La promessa di tornare è diventata in realtà un triplo ritorno nel 2014, nel 2017 e nel 2021. Il conto conclusivo è di 8 stagioni, 2 parziali e 6 intere, con uno scudetto, 2 Coppe Italia, una Supercoppa e una Coppa CEV, l'ultimo trofeo alzato da capitano un anno fa. Ma più dei titoli, Bruno ha regalato ai tifosi capolavori così. Bruno Resende con il bagger, Gapet può attaccare! Capolavoro! Dei due più forti giocatori del mondo! Ora l'ultima esibizione al Palapanini contro Padova è un lungo addio, chissà se davvero definitivo, perché in fondo certi amori non finiscono.